E noi ci dovremmo fidare del senso di responsabilità di queste persone per sconfiggere la pandemia? Allora, il governo in effetti non ci ha dato tante volte risposte precise. La responsabilità dei cittadini l'abbiamo vista, non ci resta che affidarci alla scienza. Ed è per questo, signori anche a casa, che stasera abbiamo voluto qui da noi un esperto virologo per capire esattamente come stanno le cose. Annunciatore. Signore e signori, per la prima volta, primario di virologia all'Università di Stanford, infettivologo, pneumologo, batteriologo, è con noi Vittorio Cecina! Accogliamo il grande scienziato. Prego, prego qui, prego, prego, prego. Buonasera. No. Cosa ho sbagliato? No, non posso stringere la mano. Le ho fatto piccolo test, mi permetta. Sull'attenzione lei è precisissimo, sì, perfetto. Sì, sì. Non prego, si accomodi. Buonasera a tutti, buonasera. Benvenuto innanzitutto. Benvenuto. Prego, grazie. Grazie veramente per aver accettato l'invito qui da noi. Sappiamo quanto lei sia impegnato in tutto il mondo. Sì, oltre che un piacere, io credo che in questo momento sia anche un dovere partecipare. Grazie. E dire la nostra. Insomma. Veramente. Allora, dottore... Io sono professore. Scusi, che tante volte... è vero, ha ragione, professore. Per precisare. Ha fatto bene. Allora, noi viviamo in questo momento di grande confusione. Sì. Professore, la prego, ci dia delle certezze. Io sono qui per questo, per cercare di dare il mio contributo, cioè attraverso le competenze che abbiamo, cercare di informare la gente in qualche modo. Grazie. Allora, perché molti virologi sono in contraddizione uno con l'altro? Questo purtroppo è un problema tutto italiano, devo dire. Noi abbiamo delle grandissime eccellenze, però siamo abituati a lavorare in ordine sparso. Io vengo da Stanford, lo sa, sì. Quindi noi in America... cioè, noi ormai dico, in America si dice power the basement, raise up to the guy right. Quindi questo dà un po' l'idea della differenza che c'è tra... Non ho capito, cioè, cosa vuoi in America che... Noi diciamo questo, che loro... Sì. C'è questo modo, poi ovviamente si risponde, yes if you will. Quindi capisce che di fronte a questo non è che si possa dire molto. Beh, cioè bisogna rendersi conto. Capisco che in America sono sempre un passo avanti. Un po' più avanti. Sì. Allora, entriamo nello specifico. Sì. Se la grafica mi aiuta, sì. Ecco, questa immagine ecco, è... Questa immagine è una foto, questa... Sì, dico, però questa foto, insomma, lei mi insegna che in questa foto vediamo le glicoproteine S ecco. Che decorano la superficie esterna del virus. E gli conferiscono appunto il nome. Esatto, proprio quello che gli conferiscono il nome, cioè quelle cose lì delle No, dicevo a lei, proprio sarebbe con quelle glicoproteine che danno, conferiscono il nome, come ha detto lei, giusto? Sì, che sarebbe lo dico migliaia di volte, lascio a lei l'onore. Allora lo dico io. Allora, questo ormai lo conosciamo tutti, no? Purtroppo è un nemico che purtroppo è il coronavirus, sì. Covid, diciamo, per via proprio delle corone, no? Esatto. Delle corone, vedi? Hai visto? Ecco. No, dico, la mia è un'affermazione, avete visto, è questo, sì. Cioè, è quella cosa che ha detto lei. Sì, sì, ecco. E ci può spiegare sì. Invece la funzione della proteina E? Allora, cerchiamo di inquadrarla in qualche modo, per essere semplice, sì. Farci capire da casa. La proteina E si posiziona esattamente tra la proteina D e la proteina F. E, D, F. Questa è l'ABC proprio della scienza, proteina. Diciamo. Sì. Ed è fondamentale per combattere. La proteina E, sì. Cosa combatte la proteina E? Cosa combatte? La domanda la sta chiedendo a me? Sì, sì, perché io sto facendo l'intervista... Se posso rispondo io, allora. Sì, sì. Fondamentalmente combatte. Cosa combatte? Perché non è un... Allora, combatte perché quando individua il virus, lo prende, lo affronta... La proteina dice la proteina E, beh, e che vogliamo fare? E abbiamo finito? E andiamo avanti ancora molto? Vogliamo andare al virus. Al virus. Vabbè, è diciamo una semplificazione, ma che noi... chiarifica molto, quindi noi possiamo comprendere. Questo per capire anche, no, far capire. E dove andiamo? E allora è ancora qui. Ancora qui, esatto, e basta. Senta, ci spiega cos'è la genotipizzazione? Allora, quello che è la genotipizzazione.
genotipizzazione. Cioè, cos'è la, genotipizzazione? Il secondo arrivo. Ce la faccio, cos'è la genotipizzazione? Zazione. Faccio un'altra domanda. L'ho detto, sentito, azione. Faccio un'altra domanda. Faccio un'altra domanda. È vero che il virus è cambiato, professore? Allora, la sì, è cambiato. Si figura che l'ho studiato. Sì. Cioè, prima di quest'estate è lasciato tornato irriconoscibile un altro virus. Ma mi creda, cioè, proprio, deve vedere che pezzo di virus. Sarà il sole, sarà il mare, d'estate si tende un po' a lasciarsi andare. Sì. Un altro virus, ma deve vedere proprio. Quindi si è indebolito. Al contrario, invece si è rafforzato. Vedi? È vivo, combatte, è con noi, non ci molle, andiamo, forza, e sta qui. Dai forza così, andiamo avanti, eh. Sì. Non molliamo un attimo. Lei sembra contento, però... Ma non è proprio contento, ma se non fosse per lui non sarei qua. Poi diciamoci la verità. Cioè, se non fosse per... Forse è stata la pandemia mondiale, ma noi virologi, ma chi ci si... per carità. No, a livello di riguardo. No, capisco, è chiarissimo, senza entrare nel dettaglio. Ci conforti però, professore, noi siamo tutti in attesa, no? Spasmodica del vaccino. Quando sarà pronto? Allora, è importante non alimentare false speranze. Sì. Io credo che per oggi non se ne parli, fondamentalmente. Ah, certo, sì. Adesso non vorrei dire fare previsioni. E quindi come possiamo fare? Cioè, per sapere, avere anche a spanne. Io posso eventualmente provare a chiamare il laboratorio, è tardi, magari stanno dormendo, faccio una chiamata. Chiamiamo? Sì. Lo faccio, uso il mio telefono? C'è il numero memorizzato. No, perché prima di quest'estate era un problema, avevo una tariffa, una bastonata, 3 messaggi al mese. Sì. Questo adesso invece un po'... Sì. Meno male. Allora. Stiamo contattando per avere notizie sul vita virus. Sua non è. Mi ha messo in attesa. Non è la vita che ha. Siamo in attesa di sapere quanto. Laboratorio. No. Quanto tempo ci vorrà per avere a spanne il virus? Sono Cecina. Io sono qui ospite del grandissimo, della trasmissione del mi ricordi il suo nome? Brignano. Sì. Lui voleva sapere qualcosa a proposito del virus e del vaccino legato, esatto. Quale vaccino di preciso? Il vaccino del Covid-19. Covid-19. 18 no, non interessa. No. Basta 19, sì. 19. Vabbè, fantastica sta cosa qui. Non è qui con me, ma glielo dico io, ma certamente. Ma sarà felicissima anche lui. Questa è una grandissima notizia, una bella notizia. Lo dico io. Si può dire quindi, è ufficiale? Perfetto, grazie della bella notizia. Allora, immaginavo, niente, per stasera non se, quindi... E qual è la bella notizia? Che la moglie del professore è incinta. Si era capito, perché questi qui in laboratorio non c'erano mai, sempre in bagno, uscivano con certi sorrisi che mi lasci dire. Però va bene. Quindi non si può... Quindi non auguri, si sa. Però dico, non si può... Cosa vuole che ne sappia io? Vabbè, senta, io andrei, perché poi dopo ho da fare. Sì, vabbè, però e come facciamo? Per la fattura do i dati a lei? Perché voi fatturate tutto, immagino, si può fare 50-50. No, io... Perché a me va bene anche metterci d'accordo io e lei. No, ma io, guardi, è solo la produzione. Vogliamo darci un bel abbraccio? No, non si può fare niente qua. C'è un'uscita da qualche parte. Là, prego. C'è un gadget? No, non c'è. Dei panini che sono in camerino, me li prendo, tanto non li ho mangiati. Guardi, mi dispiace io. Scendo di qua, arrivederci. No. Grazie tanto.